Eccoci qua ragazzi all'interno dell'Istituto Cinematografico Roberto Rossellini, che nacque nel 1961 con lo scopo di dare una possibilità a chi vuole immergersi e affacciarsi al mondo della televisione e della cinematografia attraverso dei vari settori. Come sbocchi a livello professionale in ambito ripresa, suono, produzione. E da pochi anni a questa parte c'è anche multimediale, perché con l'avvento dei social stiamo allargando, diciamo, la nostra conoscenza. Ma adesso andiamo al laboratorio di regia. Allora adesso vi facciamo vedere il teatro di posa. Vai. Questo spazio gigantesco. Questo è uno dei due teatri di posa di Ponti De Laurentiis e ce l'abbiamo noi qui a disposizione. Ecco qua. Yes, gigantesco. E ora faremo un salto. No, fammi vedere la volta. Un po' dark. Un salto. In una stanza speciale. Wow. Questa, ragazzi, è la sala di regia. Olè. No, aspetta, però accendiamo la luce. No, bravo. Wow! Ed eccoci qua, ragazzi. Che sala. Dentro professional di regia. Oh. Allora, attraverso tutti questi numeri che rappresentano ogni macchina, ogni camera che poi sarà vista là dentro, da qui si decide quello che vediamo noi e quello che deve essere mandato in onda. Esatto, ora vi faccio un esempio stupido. Adesso non abbiamo le camere attive, però se premiamo 6 cambia, premiamo 4 cambia, premiamo 7 ci mette questa, premiamo 8 ci mette quest'altra, premiamo 9 ci mette quest'altra. Sì, vabbè, basta, abbiamo capito. E qui sta questo aggeggio fighissimo che è il microfono. È il microfono. Questo è fine, fa tipo salsa, prova. Si sente? Beh sì. Schioppa sto 5.000, tutta nostra. Yes. Ora di qua guardiamo un altro. Un altro spazio. C'è roba. Salve professoressa, lei è la nostra professoressa di ripresa. Salve di prof. Questo è il mix audio, no? Mix audio. Perché è tutto un po' collegato, perché come la parte video dobbiamo accompagnarla con la parte audio. Perciò la scuola offre laboratori di ripresa sia teorica che pratica e il suono, quindi tutta la parte sonora. Quindi ragazzi adesso facciamo un salto nel suono. Ci troviamo adesso nel laboratorio di suono con il Simon in postazione. Eccoci qui. Questo ragazzi è la postazione del mixer audio. Guardate quanto è bello ed è curato. Questo è un set da paura. Qui è dove si monitora tutto. Così. Questo è il montaggio audio. È dove si fa l'editing audio. Posso fare una cosa che mi vai, concedi? Vai. Questo va su video rilassanti. Questo è bellissimo. Ora andiamo a vedere le altre due stanze, perché questo laboratorio ha due ramificazioni. Allora adesso le vedete un po' così tutte spente perché non le stanno utilizzando. Sì, e ce l'abbiamo tutte noi, cioè okay, tutte nostre. Questa invece è la sala di registrazione, quindi esatto, con tanto di microfono. Qui c'è una professionalità. Mi voglio accendere la luce, si può? Vai, accendi. Non so, dove sta la luce? Dove sta? L'hai trovata? Sì. Ragazzi, qui appunto è il laboratorio di registrazione. Fa il doppiaggio, in questo caso noi siamo il in doppiaggio. Cina, non facciamo le canzoni, facciamo il doppiaggio. La sala doppiaggio. Esatto, l'audio viene mandato direttamente nella sala principale. Lì. Da lì lo gestisco. Ma non è finita qui. No. Perché i ragazzi e le ragazze del Roberto Rossellini possono decidere di intraprendere una carriera anche nella post-produzione. Infatti ci troviamo in una sala di montaggio, in una delle sale di montaggio. Adesso venite così vi facciamo vedere le altre postazioni del piano superiore. Ciao! I'm flipping the all record, off record, I
ragazzi, è dove noi passiamo la maggior parte del tempo, perché abbiamo scelto questo indirizzo, e questo appunto è il laboratorio di montaggio. Per la realizzazione di un film c'è bisogno di un'ultima fase, e l'ultima fase è proprio questa. E il nostro compito è quello di assemblare tutte quante le varie clip per far sì che quello che poi voi vediate al grande schermo sia un prodotto completo.